Buonasera a tutti quanti, sono sempre il vostro Jason, nel sito da pochissimo il primo trailer ufficiale di Kong versus, cioè Godzilla vs. Kong, scusate, io sono veramente ippato, non vedo l'ora di vederlo. 3, 2, 1, via! È l'unica occasione. Dobbiamo coglierla. Ok. Alessandro Skarsgård, ovvero ve lo dico dopo. Questa bambina è l'unica con cui vuole comunicare. Rebecca Hall. Lei non sapeva dove andare. Nessuno riprovesse il progetto. Credo che in qualche modo Kong abbia fatto lo stesso. Eccolo, eccolo, eccolo! Rivale. Vuoi fare un tubolo come al solito? Cosa cazzo? Ma cos'è sto mondo? Cosa cazzo è? Che tamarrata assurda, ma mi piace! Questi sono tempi pericolosi. Godzilla va in giro a fare del male, non sappiamo perché. C'è qualcosa che lo provoca che non vediamo. Millie Bobby Brown, andiamo! Che esistono. C'è stata una guerra. Minchia! Mamma mia, cosa è? Prossimamente. Ragazzi, cioè, ma veramente è troppo bello, allora aspettate un attimo. Copiare il frame col titolo. Ok, perfetto. Mi ritorno di qua. Ragazzi, che trailer. Cioè, è una tamarrata assurda, però mi piace un casino. Poi abbiamo nel cast Alexander Skarsgård, il fratello di Bill Skarsgård, ovvero quello che ha interpretato Pennywise nella saga di It, nei due capitoli di It di Andy Muschietti. E poi abbiamo Millie Bobby Brown, naturalmente ritorna dopo Godzilla 2 King of the Monsters, che penso che reinterpreta ancora il personaggio di Maiden, non mi ricordo come che si chiamava. E poi ovviamente abbiamo la nuova intro che è Rebecca Hall, lei la conoscete perché è stata Maya Hanson nel film di Iron Man 3, un'altra grande attrice, non vedo l'ora di vedere qui lei che scopo avrà. Abbiamo capito che Kong verrà spostato perché è l'unico che può affrontare Godzilla, che sembra un sito fuori di testa, però bisogna vedere effettivamente quali saranno i motivi. E vediamo che Kong a un certo punto combatte contro alcune creature alate, credo che erino dalla Skull Island, perché si vedeva i paesaggi naturali ruderi. Già il combattimento sulle due porte aeree è una cosa clamorosa, veramente. Il fatto che Godzilla sputa il fuoco e Kong lo picchia, è una tamarrata, con quella canzone per il sottofondo, è una tamarrata che funziona, ragazzi, funziona alla grande, perché questo film è una tamarrata. Io voglio andare a vedermi un film col cervello spento. L'unica pecca che mi sta un po' facendo dire prossimamente. Voi sapete tutti com'è quella situazione prossimamente, quei cinema italiani che non sanno ancora quando cacchio riapriranno. Ecco, quel prossimamente, secondo me, implica il fatto che da noi non se l'ha data, perché se andate a vedere il trailer americano, dice dal 26 marzo su HBO Max, la piattaforma streaming americana, perché, come sapete, in America la Warner ha deciso di distribuirlo da una parte all'altra, perché non tutte le sale hanno ancora riaperto in America, quindi solo il 50-40%, se non mi ricordo, delle sale hanno riaperto.
Quindi, dove le sale sono aperte in America, il film verrà distribuito in sala. Dove le sale sono chiuse, verrà distribuito sulla piattaforma streaming di HBO Max. Quindi loro hanno la data e il 26 marzo arriva il film. Quindi, da noi, purtroppo, arriverà solo quando le sale hanno effettivamente riaperto, che a questo punto non so quando sarà. Però, devo dire che è un trailer abbastanza rapido. Mi aspetto anche un nuovo trailer in questi mesi, prima che il film arrivi da noi in Italia. E spero che Warner Bros. Comunichi le date italiane il più presto possibile. Almeno finché le sale hanno riaperto, che secondo me a sto punto potrebbe uscire quest'estate il film. Senza subire ulteriori slittamenti, perché non penso che lo metteranno su qualche piattaforma streaming qui in Italia. Se mai dovesse accadere, non so quale piattaforma streaming sia affidabile per questo tipo di prodotto, però questo è un film da vedere al cinema, ragazzi, se può quello fare. Cioè, da vederlo in streaming è proprio fuori ogni dittatura possibile, veramente. E quindi, secondo me, vedere questo film in sala gioierà molto anche i fan. Ma fateci sapere un momento sotto cosa ne pensate di questo Godzilla verso secondo me il primo trailer mi è piaciuto, pensavo di vedere, speravo qualcosa di un po' più concreto, un po' più sulla trama, se solo ho capito che Kong viene spostato di qua, perché Godzilla è andato fuori di testa, per ulteriori dettagli, sì c'è questa bambina che ha sto legame con Kong ma non si capisce bene di che cosa stanno parlando, però sarò curioso di vedere il prodotto per vedere un po' che cosa fare in questa situazione. Noi ci vediamo al prossimo trailer action. Ciao a tutti, ragazzi, è da un anno e qualche volta che non faccio un nuovo trailer action di un film che arriva in sala. Cioè, finalmente, cazzo. Ciao.